forza, salvo, forza. Ok. Giù. Troviamo, beh, queste barelle. Ok, storage. Ok. Qui troviamo i proiettili per carabina. Perfetto, vai così. E preparatevi, armatevi appunto di carabina una volta arrivati qui. Possibilmente con la salute al massimo, perché ecco qua. Comunque vorrei controllare un secondo la mappa per essere certo di non aver tralasciato nulla. Dunque, saliamo un po' là. Sì, dunque questo qui l'abbiamo controllato. Sì. Secondo piano è stato interamente esplorato, quindi ci siamo. Terzo piano abbiamo recuperato la chiave, quindi perfetto. Adesso cercate di ricordarvi la poesia che abbiamo letto, insomma il racconto che abbiamo letto su quel quaderno. Al limite, insomma, ve lo rinfresco io. C'era quella lucertola piena di squame, praticamente imbattibile, almeno dall'esterno. A questo punto il viaggiatore, lì, il cacciatore, decide di, diciamo, schernirla un po', prenderla in giro. Tanto che questa, un po' furiosa, spalanca la bocca e lui, insomma, nella maniera più tranquilla possibile, prende il suo arco e gli infila una bella freccia in gola. Praticamente è l'unico punto vulnerabile. Ricordiamoci questa storiella. A questo punto entriamo. Qui c'è il problema delle valvole. In pratica dobbiamo girare queste valvole a destra e a sinistra per aprire il passaggio che vedete al centro. Dunque, non c'è una soluzione diciamo precisa per sbloccare la cosa. Comunque, cominciamo a girarne una. Dunque, giro la valvola a sinistra. Sì. Ci mostra, insomma, cosa succede. Perfetto, ancora una volta a sinistra. Proviamo così. Ok. Quindi torniamo indietro, quindi nessuna azione. Ok, selezioniamo questa qui. Sì, a sinistra ancora. Ecco, in pratica c'è un lato, come avete potuto vedere, privo di sbarre. Quindi il nostro compito è quello di girare queste due cose, insomma queste due sbarre, in modo da ottenere il lato. Sì, ancora una volta. Ecco qua. Quindi in definitiva ne abbiamo girate due qui sulla destra, insomma portandoci sulla valvola a destra l'abbiamo girata due volte a sinistra, poi siamo andati qui, l'abbiamo girata più volte a sinistra fin quando non si è aperto il varco. Adesso andiamo avanti e prepariamoci. Ok, qualche piccolo lag, ma comunque ok. Questo, ecco, come vedete c'è una bestia gigantesca là dietro che si muove, si contorce, mio dio. Comunque, questo è un boss stage, se vogliamo, sì, definirlo appunto livello boss, ma vi assicuro che è un'emerita cacchiata, quindi non ci metteremo molto a risolvere questo problema. Dunque, vi ricordate della storia che vi ho, rinfrescato io poco fa? Perfetto, la lucertola, imbattibile dall'esterno in pratica. Dove sei? Eccoti. Comunque dobbiamo aspettare che questa bestia apra la bocca. Eccoti, eccoti. Avanti. Colpi e la bestia praticamente si bloccherà. Come vedete, l'allarme ci annuncia che la dimensione sta per cambiare di nuovo. Ecco, come avete visto, sono bastati due colpi nella gola.
Quindi dobbiamo aspettare che questo spalanchi la bocca. Non avete paura di perdere, insomma, non abbiate paura di perdere, perché vi assicuro, due colpi e la bestia muore. Qui c'è il filmato, intanto. Dove sono? Questa è la stanza delle caldaie? Sì. Cosa sta succedendo qui? Vabbè, in pratica si è risvegliato dopo il passaggio da quella dimensione a quest'altra, quella reale. Comunque, recuperiamo la chiave di Kay Gordon. La prendo? Sì, decisamente. Usciamo di qui alla svelta. Ecco, risaliamo le scale. Qui c'è un filmato, vabbè. Sì, la campana di una chiesa. Chi sta suonando la campana? Ecco, sulla mappa verrà segnalata la posizione di una chiesa, appunto. Quindi, ecco, sarà quello il prossimo punto da raggiungere, insomma, il prossimo punto di gioco da raggiungere. Intanto cerchiamo di uscire dalla scuola, vabbè che adesso non corriamo più pericoli, diciamo che il peggio è passato, qui non troveremo mostri e bestie varie, quindi dobbiamo praticamente solo uscire di qui. Volendo ci possiamo fermare a salvare da qualche parte, al volo qui in infermeria. Come vedete è tornata normale, non più come prima, insomma, dimensione spettrale, insomma, la dimensione alternativa di Silent Hill. Va bene. Qui abbiamo già recuperato tutto nel nostro primo passaggio, quindi vai via. Adesso usciamo dalla scuola. Dovrebbe essere tornato tutto alla normalità, senza il buio, ecco appunto, tutto a posto rispetto a prima. Dunque, una volta usciti dalla scuola, dobbiamo appunto dirigerci insomma, alla chiesa, che troviamo appunto già segnata sulla mappa, come vedete a destra, Balkan Church. Ma come per la scuola, avremo gran parte delle strade, anzi, diciamo tutte le strade bloccate, se non una. Praticamente dobbiamo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto per raggiungere quest'altro lato, oltre le strade bloccate, cioè passare attraverso un appartamento e poi raggiungere l'entrata sul retro. Ed è quello che faremo noi, grazie alla chiave che abbiamo recuperato poco fa nella sala delle caldaie della scuola. La chiave che vi ricordo è questa qui. Dove sei, brutta chiave? Ecco qui. Chiave di Kay Gordon. Nella targhetta c'è scritto Kay Gordon. Trovata nella stanza delle caldaie della appunto. Qui praticamente bugga a non finire. Vabbè. Comunque, è con questa chiave che noi attraverseremo un particolare vicolo. Quindi l'entrata sul retro di questo appartamento e poi, diciamo, di conseguenza la strada principale per raggiungere la chiesa. Quindi mettiamoci in viaggio verso questo posto.